Benvenuti nel portale del passato, benvenuti nella rubrica dei ricordi, nella rubrica delle malinconie, nella cassaforte dei bei momenti. Insieme ripercorreremo i sentieri della storia videoludica, riassaporando i capolavori famosi e meno famosi, facendoci provare in qualche modo le emozioni allora vissute quando accendavamo la nostra console. Che sia una PlayStation o un NES non fa importanza, quel che importa è l'emozione che il contenuto di quel CD o di quella cartuccia ci ha provocato e continua a provocarci nonostante gli anni passino più velocemente. Benvenuti nella rubrica completamente dedicata al retro gaming, benvenuti nella rubrica dei veterani, benvenuti su Retro Time. Chi di voi veterani della PlayStation, sin dai suoi esordi, non ha mai acquistato qualche giochino masterizzato a pochissime lire da qualche venditore ambulante sotto i portici delle vostre città? Dai, non fare il perfettino, l'hai fatto anche tu, dai, che lo so. Tra quelli di noi che hanno vissuto queste avventure da veri fuorilegge, molto probabilmente una piccola parte si sarà trovata davanti ad un rarissimo gioco, apparentemente esclusivo per PlayStation 1. Un gioco di Pokémon. Un gioco di Pokémon! Per PlayStation! Quelli che insieme a me hanno vissuto questa emozionante esperienza si saranno probabilmente sentiti dei fottutissimi re del mondo e non avranno sicuramente visto l'ora di provarlo per poi, la mattina seguente a scuola, sfoderare il vostro gioco super mega raro davanti ai propri compagni pronti ad offrirvi la verginità delle loro sorelle pur di provarlo. Per quei pochissimi minuti di tragitto dal mercatino del vostro caro venditore ambulante di fiducia fino alla cara console ci siamo sentiti Dio sceso in terra, dei privilegiati. Fino a quando non avviammo il gioco. Stiamo parlando di uno dei primi titoli Namco uscito il 20 gennaio del 2000 e probabilmente la peggiore presa per il culo della storia videoludica. Sotto le mentite spoglie di un nuovissimo gioco Pokémon, infatti, si nascondeva un gioco completamente diverso. Rescue Shot. Una specie di platform misto ad uno sparatutto in terza persona, con la particolarità che l'unica cosa che si potrà usare durante tutta la durata del gioco sarà il mirino. E basta! Ma andiamo per gradi. Iniziamo dalla trama. La storia che gira intorno ai personaggi principali è tra le più banali e in qualche modo ritardate che si possano mai creare. Anzi, non mi stupirei se la storia fosse stata scritta da un bambino, perché è di quel tipo di storie che stiamo parlando. Storie per bambini. Come protagonista abbiamo un coso vagamente paragonabile ad un coniglio di nome Bo. Apprezzo il fatto che gli sviluppatori abbiano voluto esprimere con il nome tutta l'ispirazione che ha portato alla scelta di quest'ultima. Particolarità di questo essere è un testicolo al posto della coda. Ma vabbè. Questo coniglio sarà vittima di bullismo da parte di alcuni pipistrelli, i fratelli Bulli. I fratelli Bulli che fanno bullismo. Durante una bella botta di qualche cocktail stupefacente, il nostro amico Bo, intento a fingere di essere il re di città laggiù, verrà per l'ennesima volta bullizzato dai pipistrelli Bulli, fino a far cadere il povero Bo giù da un dirupo. In seguito alla botta subita dalla caduta giunta alla botta del cocktail, Bo perde la memoria, diventando un perfetto coniglietto autistico capace solo di ripetere quattro parole che sono principe, l'ortono, professionista e casa. Basta! Subito dopo aver ripreso i sensi, il coniglietto dal testicolo anale incontra una volpe detective alla ricerca di un ladro. Probabilmente, avendo notato le condizioni pietose del povero Bo, alla volpe detective gli viene una pena tremenda e decide di aiutarlo, senza mai sapere come! Come dicevo prima, alla volpe detective è alla ricerca di un ladro, Earl Grey, che poco più avanti fa la conoscenza del coniglietto Bo e, approfittando del suo stato da tossico con evidenti traumi, decide di provare a privarlo delle sfere di sogno, che sono sfere che permettono un non so bene quale potere speciale. Purtroppo però, il povero ladro non riuscirà mai a rubare al piccolo tossico le sfere desiderate. L'ultimo dei personaggi principali con cui faremo la nostra conoscenza sarà una ragazza, poverina, deforme senza bocca, che per qualche motivo cercherà inizialmente di fare il nostro amico Bo allo spiedo, almeno fino a quando non viene a conoscenza dell'amicizia tra Bo e il detective. Lì le cose cambieranno e anche se implicitamente orgogliosa lei, inizierà a fare amicizia con il nostro coniglietto Bo. Ci sono tantissimi altri personaggi durante il brevissimo gameplay, tra cui una papera mutante, un malavitoso, un volatile mutante ed una copia di Bo in versione cibernetica. Durante tutte queste belle conoscenze succederà un casino,
gente che salta in aria, treni che deragliano, auto che esplodono, tutto per far tornare la memoria di un cazzo di coniglio affetto ad autismo e sostanze stupefacenti. E niente, la storia questa è. Fanculo. Passiamo a parlare del gameplay. Il gameplay è poco impegnato, come detto prima, l'unica cosa che potremo realmente muovere all'interno del gioco sarà il mirino, dove Bo sparerà dei... così contro i nemici e gli oggetti circostanti. Bo invece camminerà da solo e sarà nostro compito aiutare il protagonista a sconfiggere i nemici e a superare tutti gli ostacoli. Infatti, anche se indirettamente, potremo muovere anche Bo grazie all'ausilio del mirino. Potremo farlo abbassare sparandogli in testa oppure farlo saltare sparandogli sulle gambe. E no, se ve lo state chiedendo, purtroppo non siamo in grado di ucciderlo. Purtroppo. Il gameplay, tirando le somme, si limita molto sul punto e spara, facendo in modo però che quasi tutto l'ambiente circostante possa essere versatile e modificabile. Potremmo infatti anche sparare con determinati oggetti e determinati oggetti, come le pale di un mulino, potremmo rompere delle finestre e molto altro. Nonostante il gioco voglia presentarsi come un gioco d'avventura per le famiglie, presenta moltissime caratteristiche arcade, tipiche dei giochi presenti nei cabinati delle sale giochi in anni 90. Non mi sarei stupito a quei tempi se avessi trovato un titolo del genere su un cabinato, anzi, probabilmente il titolo sarebbe stato forse più apprezzato, magari un bel cabinato con le light gun. Ah, quasi dimenticavo, è possibile giocare anche con le light gun su PlayStation. Curiosità! Con il passare degli anni si sono trapelate diverse leggende metropolitane riguardo a questo particolare lavoro di casa Namco, tra cui appunto quella dei Pokémon. Molte persone hanno giocato al gioco convinte da una leggenda metropolitana che raccontava che alla fine del gioco si sarebbe sbloccato il vero gioco dei Pokémon esclusivo per la prima console di casa Sony. Ma, ahimè, è solo una leggenda. Siamo giunti al termine di questo video. Era da tanto che volevo parlare così approfonditamente di questo gioco, ed era da altrettanto tempo che lo cercavo. L'ultima volta ci giocai all'età di 9 anni, e non sapete che gioia è stata per me quando a distanza di tanti anni sono riuscito a trovare il gioco su internet, e per di più in italiano. Perché sì, tutto sommato è un gioco di merda, ma la maggior parte di noi videogiocatori veterani lo giocherà sempre con piacere, e con un sorriso stampato sulle labbra, per tutti i bei ricordi, e perché no, anche per le bestemmie, in onore degli anni passati.